Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebirbo 00, capitolo 38. Mi svegliai scosso da ieri notte. Non ci credo, ho visto Mario. Quanto mi mancava. Mi alzai dal letto insieme ad Est e andammo a fare colazione. Sara era già sveglia. C'era la tavola ben fatta con la colazione già pronta. Grazie, amore. Nulla, papi. Ci sedemmo e iniziammo a mangiare. Poi andiamo a fare un bagno in piscina, senza cani però. Va bene, però non ci stiamo tanto, papi. Va bene, piccola. Finimmo di mangiare e ognuno andò nelle proprie camere a prepararsi. Entrai in camera mia con Esther e iniziammo a infilarci il costume e a prendere gli asciugamani. Uscimmo di casa tutti e tre e ci avviammo in piscina. Ci buttammo tutti e tre e vedevo Est e Sara che si schizzavano l'acqua. Scena bellissima. Sara è molto felice con Est, ha un rapporto speciale ed Est la considera come una figlia. Iniziamo a fare le gare di nuoto e vincevo sempre io. Ad un certo punto Est mi portò sott'acqua e ci baciammo. Quanto adoro i suoi baci, sono qualcosa di indescrivibile. Sara scese giù anche lei e ci guardò sorridendo. Uscimmo dall'acqua e tornammo a casa. Chi si va a lavare per prima? Io, papi. Si mise a correre per le scale quando ad un certo punto...